1. Albano fa retromarcia sullo stop ai live. Ho ritrovato la forza. A smettere non ci penso proprio. Albano continuerà ad esibirsi live anche nel 2019, nonostante i problemi di salute dei mesi scorsi. E dei problemi alle corde vocali che lo avevano a fare dichiarazioni su uno stop forzato. In un'intervista a Gnorba il cantante ha dichiarato, infatti, di star meglio e voler continuare a cantare dal vivo, anche perché ha un'agenda live piena. Chissà se troverà mai fine la telenovela in salsa pugliese sul ritiro o meno di Albano che da un anno alterna dichiarazioni, spesso. Però, sono più interpretazioni stampa, sulla volontà o meno di ritirarsi, ma ritirarsi da cosa, precisamente? Dai live? Dagli album in studio? Dalla musica tutta? I live erano quelli che il cantante di Celino San Marco avrebbe dovuto rallentare a causa di alcuni problemi di natura fisica che lo hanno colpito nei mesi addietro. Eppure pare che tutto sia passato o, comunque, non sia più preoccupante come quando fece le prime dichiarazioni a riguardo e così. Dopo la retromarcia dei mesi scorsi, dovuta anche a problemi alle corde vocali. Albano pare abbia annunciato di voler continuare tranquillamente ad esibirsi. Il tour fuori dall'Italia. Lo ha dichiarato in un'intervista al direttore del Gnorba Enzo Magistà. Nel corso del programma Il Graffio che andrà in onda stasera, è vero, volevo ritirarmi alla fine di quest'anno. Ma la reazione dei miei fans dopo l'annuncio di un anno fa mi ha indotto a cambiare idea. Vogliono che continui a cantare e io continuerò a farlo. Non voglio più ritirarmi, ha detto il cantante che è appena tornato da una tournée che lo ha visto impegnato in Cina. E Russia e che sta per partire per portare le sue canzoni in Lituania, in Corea, in Germania e in Polonia dove sarà protagonista del Capodanno. Le parole su Salvini. Ma l'agenda di Albano pare sia ancora molto piena, i problemi di salute mi avevano indotto a immaginare di cambiare la mia vita, ma ho ritrovato forza ed entusiasmo. Oggi a smettere non ci penso proprio, ha spiegato e al direttore del TG pugliese, oltre a parlare della politica pugliese ha parlato anche di quella nazionale. Spiegando che non gli dispiace il vice premier Matteo Salvini, prima la Lega era contro il Sud. Salvini mi sta sembrando quello più attivo. Questa Italia o l'aiutiamo o la stiamo affondando. Tutto ormai appartiene agli stranieri, si sta vendendo tutto, da Versace alla Perugina e tanti altri marchi storici. Albano, basta gossip, non mi ritiro, ho bisogno solo di una pausa. Albano cerca di arginare ancora una volta le voci che parlavano di un suo ritiro definitivo. E a Radio 2 spiega che non ha mai parlato di mettere fine definitivamente alla sua carriera.
ma solo di doversi prendere una pausa a causa dei problemi alle corde vocali. La mia salute è perfetta al 95%. Albano non si ritira dalle scene musicali ma si prende solo una pausa. Lo ribadisce lui e lo ribadiamo noi, nel caso in cui ci siano ancora dubbi, visto che nei giorni scorsi era tornata a girare questa notizia. Ormai il cantante di Celino San Marco passa le giornate a smentire cose mai dette o male interpretate e così questa mattina ai Lunatici. Trasmissione di Radio 2, ha smentito qualche titolo girato nelle scorse ore che parlava dell'ennesima sua dichiarazione sul ritiro. Ma quale ritiro? Ma chi è le ha detto? Ho solo detto che devo ritirarmi per 3 mesi, revisionare tutte le mie corde vocali. Non ho mai fatto una vacanza se non quella all'Isola dei Famosi, quindi è arrivato il momento di fare una pausa di intelligente e salutare riflessione. Parlo di pausa canora, ma nel frattempo mi hanno offerto una fiction di 6 puntate e quindi farò riposare le mie corde vocali. Non ho sentito Romina. Il problema, continua il cantante, è che i giornali sono alla ricerca di scoop su di lui. Su di me fanno gli scoop, non ci si capisce più niente, ma ormai ci ho fatto il callo. Evidentemente parlare di Albano e Romina fa salire gli ascolti. Mi dà fastidio solo che prendano in giro gli ascoltatori, ma io non mi ritiro. Non ho alcuna intenzione di ritirarmi. Perché dovrei? Continua e spiega che la sua salute è perfetta al 95%. È chiaro, quando subisci un infarto e una ischemia devi andare avanti con un po' di pillole. Con quelle cose che non ho mai preso in vita mia, ma da qui a ritirarmi ce ne vuole. Se mi ha chiamato Romina? Tu vuoi fare gossip? Lei comunque è in America. E l'importante è che mi abbiate chiamato voi. Le parole su Rovazzi e la tragedia dell'Ilva. Albano ha anche parlato di Fabio Rovazzi conosciuto al concerto di Justin Bieber, con lui mi sono trovato da Dio, è un ragazzo di oro. Amo come lavora e come ragiona. È stato ospite a casa mia, è come se lo conoscessi da sempre e anche di Ilva e Taranto. Che tragedia, è nata come tragedia quella fabbrica lì, perché è un posto così storico, bello, con una città fantastica rovinata dall'Ilva per il famoso posto. Ma io mi chiedo, prima della fabbrica la gente lavorava lo stesso, ma in maniera più sana. È vero che hanno dato il posto, ma quanti posti anche al cimitero. Diciamo che sono politiche ballerine e pericolose e il posto ne paga le conseguenze. Albano, nel 2019 devo fermarmi per mettere in sesto le corde vocali.
Albano si prenderà una pausa dal canto nel 2019, come confermato in un'intervista in cui ha specificato che sarà costretto a fermarsi per rimettere in sesto le corde vocali. Da mesi, ormai si alternano notizie sullo stop del cantante di Cellino San Marco che, intanto, continua a cantare e il 10 agosto recupererà la data di Rimini. Sul ritiro o meno di Albano dalle scene ci è un po' di confusione che le parole del cantante non aiutano a chiarire o, almeno, chiariscono a giorni alterni. Lo scorso novembre, infatti, il cantante annunciò uno stop, spiegando che le sue condizioni di salute non gli avrebbero permesso di continuare a cantare. Dando anche una data precisa del ritiro, ovvero il 31 dicembre del 2018, spero di fare un grande concerto e poi farò il vignaiolo. Ci sarò anche nel 2019. Qualche giorno fa, però, alla Gazzetta del Mezzogiorno ha dato una versione leggermente diversa. Spiegando alla giornalista che lo stop avverrà, ma non sarà definitivo. Cara Monica, in quale lingua devo dire che purtroppo è con grande dolore dal 1 gennaio 2019 dovrò fermarmi. E rimettere in sesto le mie corde vocali stressate da tanti anni di duro lavoro, risponde Albano. Se il buon Dio vorrà e tutto si risolverà nel tempo indispensabile o l'assestamento della mia vocalità io ci sarò anche nel 2019. Sai, in questi ultimi anni ho subito un edema alla corda vocale destra, una cisti, un ematoma, penso che sia giusto. È doveroso fermarmi e revisionare per tutto il tempo che sarà necessario quel meraviglioso dono di Dio che è la mia voce. I problemi dopo l'esibizione a Porta a Porta. Lo scorso anno il cantante di Cellino San Marco spiegò che dopo un cancro. Un infarto, un'ischemia sarei un coglione se non decidessi di darmi una calmata. Qual che il tuo corpo ti presente il conto è giusto tenerlo in considerazione. E che la decisione L aveva presa dopo le difficoltà che aveva riscontrato esibendosi a Porta a Porta. Lì ho cantato facendo una fatica pazzesca, e allora ho capito che era arrivato il momento di appendere il microfono nella mia stanza da letto. Il concerto di Rimini ad agosto. Insomma, Albano si fermerà per un po', ma non in maniera definitiva e intanto per questo 2018 ha ancora un po' di cartucce da sparare. E qualche giorno fa ha anche annunciato il recupero della data di Rimini cancellata a luglio. Quando avrebbe dovuto cantare assieme a Romina Power nel giorno del loro anniversario di nozze sic. Una polemica con gli organizzatori aveva fatto saltare lo show che, però, sarà recuperato il 10 agosto in Piazzale Fellini per una serata a ingresso gratuito.